ieri ha detto una cosa che insomma a me, insomma, l'ho voluta riprendere per commentarla qui in diretta. Allora, ha detto: io per Amici 12 andavo a cercare un rappresentante del rap e avevamo messo su Facebook questa richiesta. Un giorno mi arriva una telefonata da J-Ax per segnalarmi Moreno, vincitore dell'ultima edizione. Me l'ha mandato e poi le cose sono andate come sappiamo tutti. Sì, lo so che scrive Grazia Sambruna, che sarà protagonista di un nostro, di una nostra scenetta prossimamente qui all'interno di FM5S. Ma già si sapeva che Moreno fosse stato segnalato ad Amici da J-Ax. Dov'è la novità? In realtà, poco prima, un ascoltatore aveva detto di temere per le sue speranze di carriera perché abita in un paesino sperduto e non ha contatti importanti. E la De Filippi lo aveva assicurato dicendo che anche se non vive in una città, comunque le può avere le possibilità per fare carriera, perché comunque i casting di Amici sono abbastanza capillari. Eppure Moreno è arrivata ad Amici tramite una spintarella da parte di J-Ax. E comunque Moreno aveva già partecipato ad MTV Spit lo scorso anno. Quindi questo conferma che in qualche modo qui in Italia o si è raccomandato oppure non ha speranza di fare successo. Comincio dal nostro Dario perché è arrivato adesso e quindi è giusto che parli un po' di più lui. Ma che posso dire? Certo, ci sono molti artisti che sono pompati, non guarda caso, Moreno, questo Big, ma chi è? Ma chi lo l'ha mai visto? Assolutamente, ma Cioè. lo stesso può valere anche per una Bianca Zei, per i Modà che sono pompati da Ultrasuoni, che è la casa discografica in mano ad RTL 102.5 ad RDS. Quindi, come vale per Moreno, spinto da J-Ax e da Marracash, che l'ho scoperta da MTV Spit, vale anche per gruppi pop e cantanti pop, Saro. Guarda, io penso che la vincita di Moreno, a parte di essere pilotata, è stata anche ingiusta, perché secondo me gli artisti molto più meritevoli di lui ce n'erano. Ovviamente adesso, voglio dire, si sta godendo il successo che ho ottenuto con una canzone peraltro che non mi è nemmeno piaciuta, però voglio dire, questa è l'Italia e si sa che in Italia la meritocrazia non viene premiata. Esattamente, noi qui non siamo nessuno raccomandato, lo possiamo dire? Non c'è nessuno raccomandato qui. Qui siamo un gruppo di amici, nessuno, tutti allo stesso livello. Chi vuole propone. Normalmente le idee di Saro sono bocciate a prescindere, ma questo è un discorso a parte e apro e chiudo questa polemica con me stesso in questo momento. Torniamo, anzi no, andiamo ad ascoltarci la puntata numero 14, ne mancano 7 alla conclusione con questa, di questa miniserie che ci sta regalando grandi e grandissime emozioni, anzi non miniserie, di questa serie radiofonica che si intitola Mr. X in Love e la puntata numero 14 si intitola Il gioco comincia. 3, 2, 1. Attenzione, anche il seguente episodio è stato sceneggiato con l'ausilio di Alfio Rosario Zappalà che mi ha pagato con un assegno scoperto e postdatato per avere spazio anche questa sera. Dopo essere uscito con tutta la sua manica di amici, capitanata dallo Special One e da Giorgio Bai Moroder, Mr. X provò a sfogarsi per non aver potuto dire a nessuno che aveva fatto sesso con Lisa nell'unico modo che conosceva e che non stiamo qui a spiegarvi, perché se no Spreaker ci mette i sigilli e ci dice quella è la porta, come la mia professoressa di matematica e fisica al liceo. Intanto Lisa era anche lei in preda ai più disparati sensi di colpa per aver messo l'ennesimo tira nel tira e molla pornografico nel suo rapporto con Mr. X. Così quella sera invitò Lavi a casa sua perché, sì, oltre ad essere l'unica tromba amica di quella squallida farfallina abruzzese, era anche diventata la sua più fidata confidente.
con cui sfogare tutti i suoi pensieri riguardanti il nostro protagonista. Ovviamente il momento in cui le due cominciarono a discutere era quando si trovavano a letto, dopo che la ragazza abruzzese aveva sfogato tutte le sue più recondite pulsioni. Lavi, tu sei la mia migliore amica, vero? Mi prometti che non dirai a nessuno quello che ti sto per dire adesso? Certo. Allora, devi sapere che un paio di giorni fa ho consumato con... So che non dovevo farlo, ma non potevo fare altrimenti, cioè sei innamorata di lui. Lo devo dire? Se proprio ci tieni. Ok, lo sono. Ho passato la notte più bella della mia vita con lui. Altro che Manuel, altro che Luca Zingaretti, altro che Giulio Pasqui. E Giulio Pasqui aveva messo l'asticella molto alta. Ma non è solo una fottuta questione di sesso, io lo adoro. Ci sto troppo bene insieme. E poi! Niente, è solo che non avevo avuto alcuna ansia da prestazione. Quando mi prendeva, mi coccolava, mi baciava e mi amava, io ho sentito tutte queste sensazioni sulla mia pelle e non ho fatto altro che sentire brividi in ogni dare. Questo è amore! Questo è davvero amore! Ok, ho capito che lui ti dà i brividi e ti ha fatto godere più che con Giulio. Ma perché non dovrei dirlo a nessuno? No, no, il fatto è che mi abbia fatto godere e mi abbia dato i brividi lo puoi dire. E quello che non puoi dire è che, visto che è una cosa totalmente segreta che riguarda le dimensioni di Mr. X e la durata del rapporto sessuale tra i due, quantificato come ricorderete nella più classica mezz'ora intensa, neanche noi siamo così tanto tenuti a... Per riferirgli ciò che Lisa ha detto a Lavi riguardo quel bell'uomo del nostro protagonista, tuttavia la ragazza greca spalancò la bocca sentendo ciò. Ma non è che tu sei innamorata di questo invece che di lui? No, come sai, è una sensazione che provo già da tanto, anche prima di conoscerlo così. Quindi, non lo so, dimmi tu, sei innamorata di lui? Sì, ma non posso mettermi con lui, sai, è un contratto da rispettare. Non credo che sia importante rispettarlo se ora sei innamorata di lui. Forse ha ragione, quindi che si fa? Buttati, fai il grande salto e smettila di illuderlo. Basta che dopo mi farà fare quello che voglio comunque. No, siete fidanzati, l'unico con cui devi uscire, con cui devi scopare e fare qualunque altra cosa riguardo un rapporto di coppia è lui. Non c'è nessun altro, nemmeno tu. Ne riparleremo. E dopo questa clamorosa ammissione volete pure che vi faccia una cappella conclusiva a questo episodio? No. E allora, se volete immaginare quello che Lisa e Lavi hanno fatto dopo questo dialogo, fiondatevi su qualche sito allegro invece di star qui a perdere tempo con Mr. X in Love. Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me all'interno di questo 26esimo appuntamento di FM5S che come sempre all'insegna dell'amore in questo Mr. X in Love che si concluderà in un modo che non
infatti di proprietà esclusiva di RT Mediaset, in particolare viene contestato l'utilizzo nella puntata di Linea Gialla dello scorso 29 ottobre dei frammenti tratti audio-video tratti dal programma Quarto Grado e relativi al caso Sara Scazzi, oltre all'uso non autorizzato di immagini di Anna Maria Franzoni di proprietà RT Mediaset, e quindi richiede l'eliminazione di questi video dal sito di La7. Ora voglio dire, Linea Gialla non potrebbe anche chiudere invece di continuare a fare speculazione e furto pensionistico sui cadaveri di alcune persone che ancora non hanno avuto alcun tipo di giustizia, Saro? Guarda, adesso sta arrivando al 3%, quindi non credo che sia opportuno chiuderla, però Linea Gialla si sta sempre più quarto gradizzando. Sì, ovviamente, perché quando ritorni a parlare dei casi Scazzi, Rea, Gambirasio, e vai sul sicuro. Dario? Ma che dire? Cioè, Linea Gialla è un clone di Chi l'ha visto, Quarto Grado. Ma poi, cioè, a quantomeno lo mettessero il mercoledì in prima serata per poi mettere la gabbia in seconda, perché intanto fa ascolti bassissimi, e poi il martedì contro Ballarò su Rai 3, cioè, vuoi perdere proprio. Sì, no, vabbè, qua è un problema annoso. È un problema annoso di cui abbiamo parlato già abbastanza spesso, riguardo il fatto che comunque La7 sia un canale da chiudere, come dice il nostro Saro, ma comunque è eccessivamente infarcito di temi politici, insomma. Poi Linea Gialla, sì, è una mosca bianca in questo, però anche cercando delle variazioni sul tema, poi alla fine questi programmi sono tutti uguali, quindi... Ah, e tra l'altro il nostro Mister X, giustamente, preciso e puntuale come sempre, dice che il mercoledì c'è la Sciarelli su Rai 3 con Chi l'ha visto. Quindi ecco perché non lo mettono tanto il mercoledì, per questo motivo. Quindi mi dispiace per questo questa proposta di Dario che viene rigettata, ma a quanto pare ci sono delle cose che... in un primo momento non ci si pensa, e poi vabbè. No, vabbè, non cioè, era così per buttarla. Ecco, esatto, la butti lì sperando che qualcuno abbocchi. Pensieri stupendi della buonanotte, quando un giorno, vista l'ora, sta per finire ed un nuovo giorno sta per incominciare, un giorno in più per amare, per vivere, per sognare e per andare dietro alle cosplayer. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Il nostro Mister X non ha capito che tipo lo perculerò per questa cosa tutta una vita, sto fatto delle cosplayer. Ho scoperto che la mia ragazza è a conoscenza di questo sito ora. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Allora, ho una mezza storia con un ragazzo che studia lontano, quindi ci incontriamo abbastanza di rado. Stanotte, prima di addormentarci, mi ha confessato che nonostante sia fuori corso e debba ancora laurearsi per i 3 anni, il suo sogno sarebbe fare anche gli altri 2. Io gli ho detto che se ci tiene deve andare avanti, perché il suo futuro è suo ed è solo lui che può decidere. Quello che non gli ho detto è che cercherò di sparire in punta di piedi, perché altri 2 anni così io non ci resisto. Ringrazio Sara Zappalà. Sì, e va ancora presso a Lucrezia Caruso. Ringrazio Dario Manili. Buonasera. Noi ci ritroviamo ovviamente domani sera. Ringrazio anche il Redivivo Mister X. E quindi domani sera 23:15 circa con FM5S. Buonanotte, ciao. Salí de esta esperanza.
the